E fu mattina. La Bibbia usa spesso la mattina per evocare l'idea della ricorrenza. Il momento del mattino in una giornata è fondamentale, perché può diventare il punto di partenza di molte buone abitudini. Personalmente faccio molta attenzione a ciò che faccio all'inizio della mia giornata. Ecco alcuni passi della Bibbia riguardanti il mattino. E il sacerdote vi brucerà sull'altare della legna ogni mattina. Levitico 6:5. Ogni mattina essi bruciano in onore del Signore gli olocausti. Seconda Cronache 13:11. Ogni volta che il flagello passerà vi afferrerà, poiché passerà mattina dopo mattina. Isaia 28:19. Portate i vostri sacrifici ogni mattina. Amos 4:4. Ogni mattina offre l'opportunità di praticare una buona abitudine. Se non trovo il tempo nei giorni molto intensi, posso per esempio svegliarmi un'ora o mezz'ora prima per prendermi il tempo per occuparmi di me stesso, prendere tempo con Dio e leggere la mia Bibbia, pianificare la mia giornata ed evitare lo stress dell'ultimo minuto, scrivere le mie aspettative per la mia giornata o settimana e iniziare con una nota positiva, cominciare a lavorare su ciò che di solito rimando sempre, per liberare la mia giornata da un compito che temo, rispondere alle email, iniziare i compiti di algebra, pulire il bagno. Oggi sappi che il tempo che dai a Dio, soprattutto all'inizio della tua giornata, non è tempo perso. Sarà di grande beneficio per il resto della tua giornata. Ti sarai preso del tempo per essere rinnovato e ricevere ciò di cui hai bisogno. Pace, sicurezza, gioia, fiducia, forza. Fai in modo che ogni mattina sia la migliore risorsa della tua giornata. Grazie di esistere. Eric Sellerie.